Diego da Ber21, salve a tutti. In questo nuovo video interpreterò Stanley Ipkins, cioè Jim Carrey, in The Mask, da zero a mito, del 1994. Spero che questo video vi piaccia, un ciribil ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego da Ber21, Dub is the World è il mio motto. Buona visione a tutti, spero che il video vi piaccia perché si va a incominciare. Milo! Oh no, oh mio Dio! Deve essere un nuovo incrocio! Oh, piano bello! Bravo bello! Per caso mi avete mancato? No, non credo! Ora dovete fare a voi stessi una domanda. Mi sento fortunato? Beh? Allora? Bambacci? Stanley! Questo era uno! Il battamiccante! E dunque questo era il mio doppiaggio di Stanley Ipkins da The Mask, da zero a mito del 1994, con Jim Carrey e Cameron Diaz. Spero che questo video vi sia piaciuto, un ciribil ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego da Ber21, Dub is the World è il mio motto e ci vediamo presto con tanti nuovi video. Ciao, fate i bravi e statemi bene. Milo! Oh no, mio Dio! Deve essere un nuovo incrocio! Oh, oh, piano bello! Bravo, bello! Caso mi avete mancato? No, non credo! Ora dovete fare a voi stessi una domanda. Mi sento fortunato? Beh? Allora, bambacci! Questa era una palpetta piccante! Con cuidado, es el stingo! Questa era una palpetta piccante!
Da ogni punto di vista questo film è una bombazza. Prima di tutto il protagonista è interpretato da un vero king, Jim Carrey, con la sua faccia di gomma, le espressioni poliedriche, la versatilità della sua abilità recitativa. Lui, ecco. E poi come non citare Cameron Diaz, qui al suo debutto nel mondo del cinema, e a seguire una serie di ruoli che la consacreranno a queen assoluta, tipo Bad Teacher, la saga di Shrek. Ecco, parliamo di quella Cameron Diaz. Un bel cast, devo dire, eh? E sono loro a rendere questo film fantastico. Ho voluto portare questa scena in particolare perché la adoro alla follia, alle follie dell'imperatore. Scherzavo. Stavo dicendo, adoro alla follia questa scena. Il protagonista Stanley Ipkiss si è appena rimesso la titolare maschera che conferisce l'invulnerabilità al suo indossatore, con l'unica pecca di amplificare le parti represse del suo carattere, e dimostra questi poteri di invulnerabilità contro coloro che gli davano la caccia. Cioè una banda di mafiosi, capisce picciot? Niente, grazie alla maschera che lo fa diventare praticamente un cartone animato vivente, con denti da Bugs Bunny. Che succede, amico? E soprattutto gli anzidetti poteri di invulnerabilità gli sparano, ma lui still alive, still alive, ah 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 ah, still alive, still alive. E risponde ai mafiosi per le rime. Proprio con fare da sfida dice: vabbè, sto parafrasando, non è proprio quoto, eh. Allora, non mi chiedete se mi sento fortunato? Allora, bambocci! E tira fuori praticamente un arsenale di pistole da fare invidia ai Looney Tunes, giocattolo, con cui li mette proprio in fuga, proprio Schnellbit, eh. Proprio run. E si precipita a salvare la donzella di turno, presa in ostaggio dai mafiosi, ingoiando l'intero meccanismo esplosivo. Tranquilli, ancora vivo. L'unico effetto è un... Del resto, quella era proprio una... polpetta piccante! LOL. Questo film però è anche bello per quello che insegna, che quando c'è amore non servono maschere. Vabbò, avrò tempo di fare un'analisi più approfondita di questo film a tempo debito. Nel frattempo, that's all folks. A presto con tanti nuovi video, ciao, fate i bravi e statemi benissimo. Tra 3 video saremo già al 350° doppiaggio. E dopo quel video, su questo canale ci sarà aria di cambiamenti. Like e cuore a chi riconosce la cheat. Ciao! Per caso mi avete mancato? No, non credo! Ora dovete fare a voi stessi una domanda. Mi sento fortunato? Beh? Allora, bambacci! Che schifo! Schifo!